Buongiorno cari innevatori, io sono Julian dell'Academy di Tecnoalpin. Oggi vi mostrerò la nostra nuova previsione di produzione nella mobile app. Ho aperto l'app e siamo nella nostra area sciistica. Ma ora diamo un'occhiata alle previsioni. A tal fine, tocchiamo il campo corrispondente qui sotto. Nella parte superiore viene visualizzata la previsione del tempo per i prossimi giorni. Subito sotto è possibile passare dalla visualizzazione a tabelle a quella su mappa. Per prima cosa diamo un'occhiata più da vicino alla vista tabellare. La prima cosa che vediamo è la curva della temperatura di bulbo umido per il giorno selezionato. In questo caso si tratta di lunedì 4 novembre. Se tocco con il dito un qualsiasi periodo di tempo della curva, viene visualizzato il valore esatto. Inoltre, il limite di meno 2,5 gradi è contrassegnato da una linea blu. Vediamo poi la curva dell'umidità relativa. Anche in questo caso è possibile toccare con il dito qualsiasi periodo di tempo per visualizzare il valore corrispondente. La terza curva mostra l'andamento della velocità e della direzione del vento. Per visualizzare i valori esatti, si può toccare un'area qualsiasi della curva, come in precedenza. Infine, veniamo alla produzione di neve. Poiché le previsioni non ci mostrano molto qui, passiamo a martedì. Scorriamo verso il basso e vediamo la previsione della produzione di neve. Come possiamo vedere, qui è possibile una produzione di neve un po' maggiore. Per esempio, diamo un'occhiata più da vicino al periodo tra le 7 e le 8. Qui possiamo vedere che sarebbe possibile una produzione di ben 688 metri cubi di neve. È importante notare che la cifra del metro cubo si riferisce sempre alla quantità di acqua e non alla quantità di neve. Nel calcolo di questi valori si tiene conto anche della capacità in litri delle singole pompe. Per quanto riguarda il periodo dalle 8 in poi, si può notare che solo 250 metri cubi d'acqua sono possibili di essere convertiti in neve. Finora abbiamo esaminato le previsioni per l'intera area sciistica. Se voglio vedere solo una pista specifica nelle previsioni, posso selezionarla nell'angolo in alto a destra. Diamo un'occhiata alla pista Koenig-Laurin. Qui vedo esattamente le stesse curve di prima, solo che questa volta si riferiscono solo alla pista Koenig-Laurin. Adesso torno dietro a martedì e vedo quanta neve potrei produrre sulla sola pista Koenig-Laurin. Dalle 6 alle 7, per esempio. Potrei trasformare 73 metri cubi di acqua in neve. Ma diamo un'occhiata alla vista della mappa. Sopra la mappa c'è una timeline. Se tocco il pulsante play a sinistra, inizia la timelapse. In questo caso, vediamo l'andamento della temperatura di bulbo umido. Ma diamo un'occhiata. Quali altri valori possiamo visualizzare sulla mappa? A tale scopo, toccare il simbolo corrispondente in basso a sinistra. Ora possiamo visualizzare i seguenti valori: velocità del vento, temperatura dell'aria, umidità relativa, altezza della neve, neve fresca, la temperatura di bulbo umido o la quantità di precipitazioni. Mostriamo la velocità del vento. Attualmente vediamo solo la pista Koenig-Laurin. Selezioniamo di nuovo l'intera area sciistica. Se ora ingrandiamo ulteriormente la mappa, possiamo vedere i nostri pozzetti in tre diverse varianti. In giallo i pozzetti con generatore di neve, dove è possibile produrre neve. In grigio i pozzetti in cui è presente anche un generatore di neve, ma in cui la produzione di neve non sarebbe possibile. E in bianco vediamo i pozzetti in cui non c'è nessun generatore di neve. Cari innevatori,
Questa era una breve introduzione sulla previsione di produzione della nostra mobile app e vi auguro un buon divertimento con l'innevamento.